Allora, a seguito dell'allegato che ho fornito al segretario e al presidente del Consiglio, vorrei chiedere innanzitutto qual è la posizione, perché comunque la proposta come movimento è quello di rimandare l'atto quantomeno nella commissione capigruppo, quindi il regolamento, perché così com'è appare chiaramente contro le altre, cioè una cosa che se è una commissione consigliare è legittima. Quindi credo che l'atto vada rimandato in commissione per dargli praticamente un profilo istituzionale quantomeno legittimo. Poi, per quanto riguarda la battaglia sulle quote rosse, io credo che sia essenziale cercare di, prima di tutto, una volta scelto di creare una commissione, questo non deve andare a sorbire quello che deve essere il rispetto della legge all'interno di tutti gli organismi collettivi di mente. Questo va fatto a prescindere. E da come abbiamo visto di recente, perché io ho qui anche la delibera del 24.02.2017, dove dopo le nostre rimostranze come Movimento 5 Stelle, dove abbiamo detto più volte, nominate le quote rosa, che almeno un terzo devono essere rappresentate all'interno di organismi collettivi, collegiali dell'ente, noi ci troviamo di nuovo di fronte a una violazione della legge sulle pari opportunità e venendo nominata una commissione, peraltro senza avviso pubblico, con 5 componenti di sesso maschile. Abbiamo visto nel controllo di gestione maschi, nel comitato del consorzio cimiteriale maschi, comitato di controllo di biblioteca, uomini, previsione dei conti del comune di Casola, uomini, amministratore, lo so che è un sorteggio che va fatto, lo so. No, le emissioni sono tre più. Facciamo come per un attimo. Le emissioni dei conti del mente. Allora, ricorrendo su questo. Comunque, vediamo che c'è questa tendenza. Allora, se davvero si vuole dare attenzione a questo tema sociale così importante, ripeto, l'inclusione delle donne all'interno della vita amministrativa del nostro comune, io credo che prima di approvare un regolamento sulle varie opportunità in una commissione